Bisognerà rispettare tutte le regole già note, il distanziamento sociale, l'igiene delle mani e indossare la mascherina quando serve. L'esame di maturità potrà così essere svolto nella tutela e garanzia della salute e in piena sicurezza per gli studenti, gli operatori della scuola e le famiglie. Lo dichiara Alberto Villani, membro del Comitato Tecnico Scientifico e presidente della SIP. Per quanto riguarda la mascherina, il dottor Miozzo ha già ricordato, ma è giusto risottolinearlo, e fa piacere risottolinearlo, quando non serve, non serve. Vede, noi adesso non la stiamo indossando perché stiamo a quella che è considerata una distanza di sicurezza. Per quanto riguarda l'effettuazione dell'esame, si è parlato dei 2 metri proprio per garantire anche momenti particolari. Quello che ci è stato sottolineato da chi è molto esperto in questo è che se si alzano contemporaneamente un membro della commissione e lo studente si potrebbero avvicinare, quindi se si sta a solo 1 metro non c'è più la garanzia di rispettare quella che è la minima distanza, quindi laddove non serve non va indossata. Se uno studente si sente maggiormente libero senza mascherina deve avere l'opportunità di poter fare l'esame. Ma non le nascondo che in questo c'è stato da guida il rispetto degli studenti non udenti, per i quali invece il movimento delle labbra è fondamentale. Quindi, partendo da quella che è una necessità speciale, abbiamo fatto delle considerazioni generali. Altrimenti quella che va indossata è la cosiddetta mascherina di comunità, che, come è stato spiegato, può essere anche fatta a casa, ossia una barriera tra le proprie vie aeree e quelle degli altri. Questo impedisce la dispersione delle ormai note goccioline di flughe, che altro non sono che della saliva che può entrare e formare una sorta di aerosol mentre parliamo, e quindi questo può rappresentare un rischio. Avere la mascherina serve a questo, ma va indossata quando e se necessario. Il 98% dei pediatri di famiglia segnala un aumento di comportamenti problematici nei bambini. Nel 20% dei casi è visibile in tutte le età, nel restante 80% solo in preadolescenti e adolescenti. A dirlo è Flavia Ceschin, vicepresidente SICUP, che ha lanciato un'indagine tra i suoi 2.000 iscritti. Questo progetto parte dalla considerazione di noi che abbiamo sempre avuto i nostri ambulatori aperti durante questa emergenza Covid, e parte dalla constatazione di tutte le telefonate che ci arrivavano dai genitori preoccupati per alcuni comportamenti che non avevano mai notato nei bambini. Certe volte si poteva capitare in alcuni bambini, ma mai come adesso in bambini che non avevano mai avuto questi problemi. Quindi parlo di bambini più piccoli, di disturbi del sonno, bambini appiccicosi, bambini che chiedono continuamente attenzione, bambini che hanno bisogno di essere presi in braccio, bambini che hanno degli episodi di regressione. Questi sono i più piccolini. Nei bambini dai 3 ai 6 anni, bambini che hanno anche aggressività verbale che poi si è ritrovata anche nei bambini ancora più grandi, soprattutto gli adolescenti, che sono quelli che a nostro avviso forse soffrono di più di questo, da questo punto di vista. I bambini sono estremamente abitudinari, quelli che prima erano abituati a uscire sono stati male a casa e quelli che si sono abituati a vivere in casa stanno male quando escono. Lo dichiara a Radio in Blu Margherita Caroli, pediatra e nutrizionista della SIPS, che elenca alcuni suggerimenti per lo svago e la salute dei più piccoli. Un piccolo suggerimento molto pratico per le mamme: visto che non si possono utilizzare giustamente i luoghi di gioco per i bambini nei parchi, semplicemente statene lontani, ecco, perché occhio infatti, non vede, cuore non duole. Infatti, mi è come uno a dieta non lo porti nella migliore pasticceria della città, no? Direi proprio di no. È un attumano proprio. Direi proprio di no. E poi comunque i bambini devono essere accompagnati. Spesso ci si scorda che i genitori sono i modelli a cui i bambini si rifanno. Allora, vero. I bambini che vengono da genitori sereni, tranquilli, ti dicono adesso andiamo a fare una passeggiata tu ed io, in modo anche da recuperare, da mantenere questo rapporto più stretto che c'è stato fra genitori e bambini, hanno certamente fatto una scelta giusta. I genitori che portano i bambini al parco e dicono beh, mo scatenati invece di rovinarmi tutta casa, Non è che si sono comportati proprio benissimo. Ormai si parla di cava Covid o di sindromi infiammatorie simil Kawasaki. Nel mondo scientifico circolano dunque 2 ipotesi di base. Fa chiarezza Angelo Ravelli, segretario del gruppo di studio di reumatologia SIP, il primo gruppo nel mondo occidentale a diffondere l'allerta di un aumento di frequenza di casi di bambini che avevano sviluppato caratteristiche simili alla malattia di Kawasaki. Quindi le possibilità sono 2, o il virus causa delle forme
di Kawasaki molto più aggressive che tendono a colpire bambini più grandi, quindi in qualche modo modifica, altra, diciamo, noi lo chiamiamo il fenotipo, usiamo parole più semplici, le caratteristiche cliniche, l'espressione clinica della malattia, rendendola molto più aggressiva e aggiungendo elementi che normalmente non si vedono, oppure quello che vediamo sono delle forme che iperinfiammatorie, come le chiamano gli inglesi, multiorgano, acute, che somigliano alla malattia di Kawasaki, ma sono una cosa diversa. Potenzialmente le persone allergiche e asmatiche potrebbero avere delle complicazioni con l'insorgenza della Covid-19. Gli asmatici però, se sono in trattamento continuativo, rispondono meglio al virus e hanno meno complicazioni rispetto ai soggetti non allergici e positivi alla coronavirus. Lo dichiara Diego Peroni, membro del consiglio direttivo della SIP e professore ordinario di pediatria all'Università di Pisa. Quindi l'indicazione è, di nuovo, se uno ha l'asma, se uno ha l'allergia, di fare i farmaci che sono indicati dal medico curante, quelli che sono sempre stati fatti. Capita perché purtroppo in questa stagione non abbiamo potuto fare molte visite di controllo, ma l'indicazione delle società scientifiche è quella di fare la terapia preventiva, quindi lo steroide inalatorio, che serve molto naturalmente per tenere sotto controllo la malattia di base, e dal mio punto di vista, se quella è sotto controllo, anche il Covid eventuale e le complicanze da Covid potrebbero essere meno intense. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Lontani ma vicini. 30 psicologi in ascolto è una rete di professionisti sempre presenti per accogliere e sostenere le fragilità evolutive. Uno spazio di ascolto è un'occasione per smettere di sentirsi soli anche nelle difficoltà. Lontani ma vicini è una squadra pronta ad accogliere e sostenere. Un altro modo di stare con voi. Continuare ad esserci. Rimanere connessi. Essere in contatto. Per gestire le difficoltà di questo momento. Leggerezza. Un turbinio di emozioni. E continuare ad essere una squadra per aiutare chi ne ha più bisogno. Creare comunità con un click. E per fornire un supporto concreto. Lontani ma vicini è quel porto sicuro quando fuori c'è la tempesta. Rispondere prontamente al bisogno di ascolto. Mantenere un contatto emotivo. Guardare lo stesso cielo da angolature differenti, ma riuscire ad avere comunque una visione di insieme. Una rete solidale sempre accessibile. Non è terapia, ma è terapeutico. È un luogo per condividere le emozioni e affrontare insieme questa sfida. Lontani ma vicini, 30 psicologi in ascolto è una rete sicura che ci tiene in contatto con le scuole, con i ragazzi e con le loro famiglie. Calore e colore, nonostante la distanza. È un contenitore dove sentirsi meno soli. Una relazione senza confini che viaggia attraverso l'Italia. Lontani ma vicini siamo noi.